Per l'incontro di oggi non abbiamo avuto assolutamente dubbi sull'opportunità di ospitare questo evento. È un evento importante, è un evento positivo che siamo contenti possa avere una cornice che spero riteniate adeguata, nonostante forse l'infelicità del nome, perché il nastro rosa nella sala azzurra è un po' un controsenso, ma ahimè non abbiamo potuto integgiarla per l'occasione. Prima di dare la parola a Maricia e ai nostri relatori di oggi, alcune considerazioni su questo evento visto nella prospettiva della scuola normale. Noi soffriamo dell'opinione diffusa che facciamo delle cose, ma probabilmente misteriose, probabilmente staccate dalla realtà del mondo, e questo ci spiace molto perché non è vero. Anche in questa occasione mi piace raccontarvi alcune cose che stanno succedendo alla scuola normale in questi giorni e che noi crediamo possano essere di interesse anche per un incontro come questo. Alla scuola operano gruppi di biologia e di biofisica che hanno un interesse specifico proprio nelle patologie, nella diagnosi e nel trattamento delle patologie di cui parleremo oggi. Il messaggio che vi voglio mandare da questo punto di vista è un messaggio molto positivo. Dalla tecnologia stanno arrivando delle opportunità straordinarie che io credo faranno contenti anche i medici presenti nel sapere che in un tempo che non sappiamo quantificare esattamente, ma che non è lontano per certi aspetti dalle nostre aspettative di vita, cercheremo di renderli obsoleti, di renderli inutili, attraverso sistemi che consentano diagnosi e terapie straordinariamente precoci, molto diversamente da quello che siamo abituati ad attenderci in questo momento storico, pur con gli enormi progressi che conosciamo. Il filone di cui parliamo è noto come nanomedicina, e alla scuola se ne occupano molte persone, ed è facile da spiegare. Si tratta di costruire nano oggetti quindi di dimensioni molto piccole, poco più che molecolari, oggetti che sono disegnati per avere la capacità di circolare nel nostro corpo, andando a cercare e a trovare le anomalie. Ogni qualvolta di un'anomalia noi conosciamo la firma molecolare, è possibile costruire un oggetto capace di andare a cercare questo oggetto all'interno del nostro corpo, prima che ci siano le masse, prima che ci siano dei volumi che siano rivelabili dall'esterno. È possibile trovare questi oggetti, è possibile poi correggere l'anomalia che è stata trovata. Lo scenario verso il quale stiamo andando, e ci si lavora in molti laboratori, ma anche, e questo è un buon segno, anche nelle case farmaceutiche, vi dicevo, la direzione verso la quale stiamo andando è una specie di medicina, chiamiamola preventiva. A me piace dare un'immagine che può essere utile, quella di una specie di vaccino intelligente, ma non è un vaccino. Stiamo parlando di iniettare questi nanooggetti in molte, molte repliche all'interno dell'organismo di persone sane e lasciare che per alcuni mesi questi oggetti circolino all'interno del corpo prima di essere distrutti dal nostro corpo per svolgere la loro funzione diagnostica e, ove necessario, terapeutica. Uno scenario, come capite, molto diverso, che apre speranze straordinarie su tantissime patologie, in modo particolare nella patologia di cui si sta parlando oggi. Molto più modestamente, ma molto più piacevolmente, la scuola vuole contribuire quest'anno alla campagna fornendo delle testimonial. Testimonial che non sono ancora, come tradizione, persone famose, attrici o persone note al grande pubblico, ma noi siamo fiduciosi che potrebbero diventare famose molto, molto presto, e sono tre nostre allieve che presto vedrete immortalate e pubblicate, che vi voglio presentare. Sono allievi di biologia, non a caso, Cristina Bellotti, Maria Claudia Cagliazza e Cristina Concetti, che prego di alzarsi, e qui dobbiamo dare assolutamente un applauso.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità, useremo le vostre immagini in maniera opportuna e per rendere ancora più nota questa settimana e più visibile questa settimana. Ultimissima cosa che voglio dirvi è un piccolo segno che abbiamo organizzato per rendere presente e visibile questa settimana assieme al Comune. Lo vedrete sul palazzo della Gherardesca, palazzo dove c'è la biblioteca della classe di lettere, vedrete un segno rosa molto visibile, un LED che disegna un pattern sulla facciata. Non l'abbiamo messo sul palazzo della Carovana perché c'è un cantiere e le foto sarebbero venute male, quindi fotografate il palazzo della Gherardesca, mi raccomando, lo lasceremo acceso per qualche giorno. Detto questo, io mi sposto per ascoltarvi, grazie ancora per essere qui e buon lavoro non solo oggi, ma soprattutto tutto il resto del lavoro che fate voi e i vostri volontari. Grazie. Buonasera, vi ringrazio di essere intervenuti. Anche quest'anno Pisa si accende, si tinge di rosa. Come ogni anno, in tutte le città d'Italia, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza la campagna Nastro Rosa, che è la campagna per la prevenzione dei tumori al seno. Quest'anno lo slogan nazionale è «Siamo più forti insieme». Ed ecco perché abbiamo scelto come sezione di Pisa di chiamare i colleghi che rappresentano l'eccellenza della scuola pisana nei campi che sono affine alla senologia. Allora, vorrei ricordare ovviamente il professor Generoso Bevilacqua, che è il direttore dell'anatomia patologica prima. Perché l'anatomia patologica? Vorrei dedicare due parole e poi qualcosa di più dirà senz'altro il professore. Il referto anatomopatologico è molto importante, è quello che viene immediatamente dopo l'abilità del chirurgo. Dallo stadio di malattia che viene delineato, definito dal referto che l'anatomopatologo consegna, dipenderà il percorso della paziente. Ecco perché per me è molto importante avere oggi la presenza del professor Generoso Bevilacqua, che ringrazio. Il professor Franco Mosca è il maestro della chirurgia pisana, non ha bisogno di tante parole di presentazione, ha sempre seguito la senologia pisana e in particolare la dottoressa Roncella, che è accanto a me, che è la responsabile dell'unità senologica pisana. Abbiamo ancora la dottoressa Fabrini, che rappresenta e la responsabile dell'unità operativa di radioterapia, e il dottor Miniati, che è uno psichiatra che seguirà le pazienti nel loro percorso, poiché la sede centrale ha ritenuto opportuno selezionare fra tutte le proposte che sono arrivate, un progetto di cui poi lui stesso vi parlerà, che quindi è stato finanziato. Sono con noi le testimonial dell'associazione Anna Staccatolisa, che è un'associazione in ricordo di una ragazza deceduta per una neoplasia al seno. Voglio, prima di cedere subito la parola ai nostri illustri relatori, ringraziare la Scuola Normale, il suo direttore e le testimonial. Perché? Vorrei spiegare perché da parte nostra la richiesta di questo gemellaggio simbolico con la Scuola Normale. Allora, la Scuola Normale di Pisa rappresenta senz'altro un'eccellenza a livello pisano e a livello internazionale e mondiale. E queste ragazze che sono state scelte, ha detto giustamente il direttore, non sono come hanno scelto altre sezioni, come ha scelto la sede centrale, avete visto che sulla locandina sono rappresentati dei personaggi famosi, come viene sempre fatto dalla sede centrale, ma sono delle studentesse che, grazie al percorso che faranno all'interno della Scuola Normale, contribuiranno probabilmente a mettere un tassellino perché un domani queste patologie possano più facilmente essere sconfitte. Quindi voglio ringraziarle in modo particolare e voglio ancora ringraziare il professor Beltram e tutta la Scuola Normale. Accanto a me abbiamo una giornalista della Nazione
che contribuirà ad aiutarci come a moderare questo incontro. A questo punto non voglio rubare altro tempo, voglio soltanto ricordarvi che come sempre faremo le visite di prevenzione senologica. Purtroppo o per fortuna la sede della LILT di Pisa si sposterà in un appartamento che ci è stato donato, dove costruiremo i nuovi ambulatori, che saranno per tutti più accoglienti. In questa fase di transizione, quest'anno, faremo una parte delle visite in alcuni studi che ci sono stati dati e probabilmente faremo anche delle visite anche all'interno della scuola normale, perché il direttore ci ha proposto di utilizzare anche i loro ambulatori, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, veramente tantissimo piacere. Tutti i pazienti che non potranno essere visti ora possono lo stesso telefonare alla nostra sede e saranno viste appena la nostra nuova sede sarà pronta, verosimilmente dal mese di marzo, che è il mese di prevenzione oncologica, in poi. Benissimo, adesso vorrei cedere subito la parola al, seguiamo l'ordine, al professor Bevilacqua. Professore, ringrazio molto, professore, sono servitore. Bene, intanto grazie veramente di questa opportunità di venire qui alla scuola a parlare di questi argomenti nell'ambito delle iniziative della Lega, e complimenti alla Presidente per tutto l'impegno che mette insieme alle sue colleghe per portare avanti queste attività. Grazie al professor Beltram, è anche un piacere personale, perché avendo avuto la fortuna qualche decennio fa di vivere un po' nell'ambito di questi ambienti, beh, insomma, fa sempre piacere rientrare un po' a casa, diciamo. E la Presidente parlava del ruolo del patologo nell'affrontare questa malattia. È un ruolo che è cambiato moltissimo nel corso degli anni, grazie allo sviluppo tecnologico. Non siamo ancora arrivati alle nanotecnologie sul piano pratico, ma la via è sicuramente quella. Così, per iniziare in maniera anche un po' scherzosa, perché questi poi sono argomenti che, se uno li piglia troppo di petto, come dire, diventano un pochino pesanti. Tanti, di petto va benissimo, certo. Tanti anni fa, quando avevamo cominciato a lavorare con le molecole, andai a rappresentare la facoltà di medicina a Bologna ad un convegno dove si celebrava uno dei grandi patologi del Settecento, che era stato anche a Pisa, e il titolo era l'anatomia patologica del 2000, titolo che adesso è, come dire, ampiamente superato, adesso perlomeno si deve dire il 3000, se non lì. E io all'epoca ero abbastanza giovane e godevo di una certa discreta stampa nell'ambito della categoria, e parlai di alcune cose e poi mi lanciai questo discorso dicendo: ma insomma, il futuro come sarà? Sarà, facciamo finta di vedere un film di fantascienza che succede in una stazione orbitante dove un membro dell'equipaggio improvvisamente si ammala di un misterioso male cosmico. Gli pungono il dito, gli pigliano una goccia di sangue, la mettono in una macchinetta, fanno la diagnosi, lo fanno passare sotto un raggio di luce e guarisce. Dico, io non so quanto tempo ci vorrà, ma prima o poi arriviamo a questo. Ecco, la mia reputazione fu distrutta in pratica, perché tutti i vecchi maestri che erano lì pensarono: povero ragazzo, prometteva bene, ma è andato completamente. E invece è vero, è così. Quindi ha ragione il professor Beltram. Le molecole ci aiuteranno in moltissime cose, e la medicina già adesso usufruisce molto di queste tecnologie. Una volta l'anatomia patologica che faceva era il vetrino, guardavamo al microscopio e davamo delle informazioni sul com'era la neoplasia, quanto era brutta, la tipia delle cellule, eccetera, e poi poco altro. Adesso invece diamo delle informazioni che sono
estremamente importanti, almeno così dicono i clinici, sono importanti perché aiutano i clinici a definire il percorso terapeutico, a andare a vedere oggi come oggi se le cellule del tumore della mammella presentano sulla loro superficie i recettori per gli estrogeni che tutti ormai conoscono, è importantissimo perché è un'indicazione terapeutica importante. Si possono usare dei farmaci che competono con gli ormoni estrogeni. Andare a vedere se c'è una iperespressione della proteina ER2-neo significa poter usare un certo farmaco che è l'erceptina e via dicendo. La patologia mammaria in pratica ha rappresentato il primo modello della cosiddetta terapia a bersaglio molecolare, che non ha niente a che fare con la classica terapia oncologica, cioè quella con i farmaci citotossici. La terapia a bersaglio molecolare su che cosa si basa? Si basa su un principio molto semplice. Le cellule, il tumore è una malattia della proliferazione cellulare, è una proliferazione cellulare sregolata e l'avvio, il segnale alla cellula di dividersi avviene quando gli ormoni, gli estrogeni per esempio, vanno a legarsi su dei recettori che sono sulla membrana cellulare e le molecole si incastrano perfettamente. Da questo incastro deriva un segnale molecolare che dice alla cellula dividiti. Gli ormoni estrogeni hanno un'azione promovente nei confronti della crescita delle cellule tumorali molto, molto forte. Allora la terapia a bersaglio molecolare in cosa consiste? Nel bloccare questi recettori utilizzando delle molecole che sono in grado di legarsi, in questo modo impediscono agli estrogeni di legarsi e al contempo però non attivano il percorso, fanno praticamente da tappo, va bene? In questo modo le cellule tumorali smettono di dividersi, non muoiono, ma smettono di dividersi. Se le vogliamo ammazzare bisogna usare al contempo anche i farmaci classici. Questi farmaci bloccano la neoplasia e la bloccano per moltissimo tempo, finché la cellula tumorale non va incontro a delle altre modificazioni, per cui altre molecole vengono ad essere alterate in questo percorso. Allora, la cosa incredibile e che era inimmaginabile pochi anni fa è quella di vedere pazienti non soltanto ammalati di cancro della mammella, ma anche di altri tipi di tumore molto, molto aggressivi, tipo il tumore del polmone. E dicevo, è veramente incredibile vedere questi pazienti che hanno una disseminazione neoplastica importante, ma stanno benissimo, vivono splendidamente, sopravvivono un sacco di tempo. Cioè, io ho visto casi di gente che prima di queste terapie, ahimè, avrebbe concluso l'esistenza nel giro di pochi mesi e è andata avanti per 10 anni, per 15 anni, insomma, e sono dei risultati veramente eccezionali, inimmaginabili, con una qualità di vita assolutamente ottima. Ecco. Purtroppo poi la malattia può riprendere perché vengono fuori altre alterazioni. Allora, questo è il messaggio importantissimo per la ricerca. La ricerca oncologica al giorno d'oggi che deve fare? Deve andare a capire sempre meglio quelle che sono le vie molecolari dei singoli tipi di tumore. Perché quando noi diciamo il cancro non abbiamo detto nulla, perché esistono tantissimi cancri, esiste il cancro della mammella, del polmone, eccetera, eccetera, ma all'interno di ognuno di questi esistono un sacco di tipi che non sono riconoscibili al microscopio, sono riconoscibili soltanto sulla base delle alterazioni molecolari. Quindi più siamo in grado di definire le alterazioni molecolari alla base dei singoli tumori e più possiamo fornire alle industrie farmaceutiche le indicazioni necessarie per lo sviluppo dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare. Quindi questa è, diciamo, la novità molto importante al giorno d'oggi. L'altro, sempre parlando di molecole, un'altra cosa che la patologia di Pisa ha sviluppato negli ultimi tempi, devo dire
che lo stimolo della dottoressa Roncella e del suo gruppo è assolutamente indispensabile, fondamentale. Se non ci fossero loro, noi magari ci addormenteremmo un po' su queste cose, ma non è assolutamente possibile. E da questa spinta noi che facciamo? Siamo stimolati a fare cose nuove. Allora, tutti sanno al giorno d'oggi che non si fa più l'asportazione dei linfonodi dell'ascella, no? Questa è una delle due grandi, importantissime cose che sono, come dire, gloria italica, perché sono le due intuizioni del professor Veronesi, la quadrantectomia e il famoso linfonodo sentinella. Buona donna. Citerei anche buona donna. Sì, benissimo, è vero. Che il santuomo. Sono cose fra chirurghi, che insomma. Io chirurgo. E allora, il linfonodo sentinella è, come dire, il primo linfonodo a cui eventualmente giungono le cellule tumorali. Quindi è inutile andare a studiare tutti i linfonodi dell'ascella, basta individuare il linfonodo sentinella. Allora, fino a un po' di tempo fa, questo ci poteva essere fatto con un lavoro veramente eccessivo da parte dei patologi, perché questo linfonodo andava preso, andava sezionato con decine e decine e decine di fette, poi ognuna di queste fette andava guardata al microscopio micron per micron per vedere se ci fossero state cellule neoplastiche, anche una dentro il coso. Fortunatamente le molecole hanno fornito un nuovo sistema, e il nuovo sistema si chiama, ha uno strano acronimo, si chiama OSNA, che è un termine tecnico molecolare che è inutile dire perché non vi direbbe nulla, che è una macchinetta che è in grado di andare a vedere se un certo gene che si trova nelle cellule tumorali ma non si trova nelle cellule normali del linfonodo è attivo o meno, il che, e quindi se è attivo vuol dire che lì dentro ci sono cellule tumorali. Non solo, ma ci permette anche di quantificare più o meno quante sono queste cellule tumorali. E queste sono informazioni molto importanti, ma la cosa che ci fa estremamente piacere, perché il patologo ha bisogno di sentirsi utile per i clinici, perché se no già non ci conosce nessuno, i pazienti non li vediamo, spesso i patologi stanno nei sottoscala, eccetera, eccetera, che non è il caso nostro, ma è il rapporto, sentirci utili è veramente per noi importante. Adesso, con l'introduzione di questa metodica, l'utilità è veramente notevole, almeno così dice la dottoressa Roncella, perché noi questa informazione la possiamo dare durante l'intervento chirurgico, per cui i chirurghi possono eventualmente procedere a portare via altri linfonodi o meno, ma è una decisione che avviene in quel momento e non c'è bisogno di sottoporre la paziente ad un altro intervento come invece veniva fatto nei tempi recenti passati. Quindi, ecco, qui a Pisa siamo un pezzo avanti, perché questo approccio non è un approccio che si fa dappertutto in Italia. Sono un certo numero di ospedali importanti e siamo ben felici di essere presenti anche noi. Ecco, quindi, a differenza dagli anni passati, il patologo oggi ha un ruolo pratico, attivo, perché dà informazioni importanti per la modulazione dell'intervento, dà informazioni importanti anche per la terapia, per la scelta dei farmaci a bersaglio molecolare. Poi, se volete, vi racconto qualcosa sui tumori ereditari, ma eventualmente dopo, perché se no la faccio troppo lunga. Quindi vi grazie. Ragazzi, vi devo dire un po'. Adesso lasciamo la parola alla nostra moderatrice. Vai. Buonasera. Ok, io sono qui per la Nazione, sono Eleonora Mancini, vi porto intanto i saluti del mio capo servizio Diego Casali, ringrazio il professor Beltram per l'ospitalità e soprattutto Maricia Mancino per l'iniziativa e per averci coinvolto.
Io il mio mestiere, tra virgolette, è scrivere, quindi non parlare, al massimo fare domande, ed è quello che vorrei fare nella moderazione di questo incontro. E per questa ragione mi permetto soltanto di sottolineare la bellezza e l'utilità di questo opuscolo informativo che, mi spiegavano, si trova in ospedale, a radioterapia, e che sicuramente è uno strumento importante per sensibilizzare, oltre che, insomma, parlarne. Adesso appunto vorrei passare la parola al professor Mosca, e vorrei invitare anche tutte le presenti, anche qualche uomo, a fare qualche domanda e, insomma, a interagire. Quindi passo la parola al professor Mosca. Grazie moderatrice, grazie Presidente per l'invito graditissimo a dire alcune cose, memoria storica di tante cosette che sono avvenute da queste parti negli ultimi anni. Grazie Professor Bertram per aver aperto le porte a queste, insomma, mi guardo intorno e non c'è più solo di libri polverosi, c'è un passo nuovo, attento alle tecnologie, attento alla biologia, attento alla medicina. Il professor Bevilacqua si è già interessato, dice: ma ce l'hanno un posto per un'anatomia patologica qui dentro? Io ho già guardato se ci sono delle sale operatorie disponibili. Comunque davvero, Fabio, grazie e complimenti. Mi prendo questo ruolo di una memoria storica, perché sono tanti anni che mi occupo di cose, e uno dei miei sogni è stato il centro senologico. E quando era, che anni erano, generoso, quando si fece il centro senologico? Primi anni 90 viene aperto in pediatria un centro senologico dove tutti quelli che si interessavano di mammella andavano a fare cose, e praticamente tutti i gruppi chirurgici erano coinvolti in questo interesse, data la frequenza delle malattie della mammella, dato il fatto che c'erano delle competenze. E fu fatto questo centro senologico che dopo pochi mesi, nel vero generoso, non funzionava. E c'era un'infermiera che aveva lavorato tanti anni con me, e siamo andati insieme ad aprire l'attività. Per 6 mesi sono andato a fare le visite senologiche, che non è la visita chirurgica, la visita senologica è tutt'altra cosa. È quella paziente che si precipita dal medico perché ha saputo che la vicina di casa è nei guai per un problema mammario, che ha visto Elisir una trasmissione che l'ha spaventata, ha fatto così, le è parso di sentire, il giorno dopo è lì con gli occhi fuori dall'orbita a dire che cosa ci avrò. Questo tipo di attività richiede una organizzazione, che non è le faccio la polizza per l'ecografia, poi si farà una mammografia, poi si farà un ago aspirato, poi avremo la risposta, diciamo tempi biblici. La gente aspetta e non si conclude. Per concludere poi bisognava andare dai capataz alla casa di cura tal dei tali, piuttosto che c'erano 2 o 3 che ospitavano attività di questo tipo. Dico bene, Emanuela? Io ero piccola. E io ero piccola, ma alla piccolina, alla domanda, dico: Manuela, qui c'è puzza di bruciato. Quando piove, cosa, non mi ricordo che cosa ti dissi, ma una parolaccia probabilmente, il puzzo lo sentiamo tutti e qualche schizzo lo becchiamo, però se ce la fai a resistere qui dentro, nel giro di 10 anni io sono sicuro che sarai la senologa di Pisa. E ci abbiamo messo un po' di più. È dovuto arrivare il direttore generale Carlo Tomassini, il quale ha realizzato in pochi mesi
quello che andava realizzato, cioè un luogo dedicato a questa patologia, accanto a un luogo dedicato all'oncologia, quindi al centro oncologico, e in questa clinica oculistica, le sale operatorie non solo, ma una diagnostica strumentale, l'ecografia, la possibilità di fare un ago aspirato, di leggerlo rapidamente, la possibilità di fare una mammografia, perché ci sono i radiologi, tutta quella filiera virtuosa di cui il centro sinologico pisano è il primo e per ora unico esempio. Cioè sono le cose che noi dobbiamo offrire all'utenza senza che si passino tempi biblici per avere la cosa, sentire cosa dice il CORD, che si riunisca, perché poi io vedo i malati che ci sono stato a luglio e mi hanno detto che il CORD si doveva riunire, io non ne ho saputo più niente, insomma siamo a novembre, che devo fare? Perché il CORD per funzionare deve essere CONCORD. Se poi è DISCORD, come spesso succede, uno dice una cosa e uno dice l'altra, non funziona. Dico bene. Allora, siamo riusciti ad avere questa... Con tecnologia, perché quando, dottoressa Fabrini, quando arrivò la IORT, doveva servire per trattamenti intraoperatori, terapie radianti intraoperatori, che ha alcune applicazioni, una per esempio la chirurgia del retto, del cancro del retto, delle recidive del cancro del retto che non sono infrequenti, ma soprattutto la mammella, alla fine... E veniamo a uno dei problemi. Non c'erano tecnici di radioterapia sufficienti per poter permettere questa attività, perché questi poi sono i problemi con cui noi ci siamo confrontati. Allora, Manuela, la IORT, vieni a Cisanello a operare tutti i giovedì, la usi tu, almeno fai un'esperienza, dai un grande servizio alle persone, è uno dei centri più evoluti sotto questo profilo è quello di Manuela. Quindi, tecnologie, sentiamo parlare di nanotubi, benissimo, e non possiamo rimanere indietro nell'uso delle nuove tecnologie, dobbiamo essere protagonisti nella loro validazione e vanno affidate a persone che hanno la testa sulle spalle, che significa rispetto del malato, rispetto dei soldi di pantalone, delle risorse quindi pubbliche che non vengono sprecate per... Un conto è fare cose valide per la comunità, un conto mettersi nel concardina per dire che bello, io ho il robot e faccio cose eccezionali, quindi per un proprio tornaconto di immagine economico, quello che vi pare. Che dire del percorso messo in piedi da Manuela? Io credo che come cittadino ne sono orgoglioso, lei mi cura i miei familiari, ha operato i miei parenti, e da quando c'è lei io credo che... Sarà 10 anni che non opero una mammella. E... Meno male, dici tu. Quindi, come qua. Poi i rapporti col territorio, perché si parla tanto di continuità terapeutica, oggi ci chiedono di sbolognare i malati, scacciare, si dice a Pisa, appena possibile, un giorno in meno di ricovero. Io voglio sapere dove vanno i nostri malati quando escono dall'ospedale, se c'è un'accoglienza, se c'è una gestione familiare, se c'è una gestione negli hospice, se c'è l'assistenza domiciliare, perché poi non dimentichiamoci che molti di questi malati hanno bisogno di cure molto particolari, cure, terapie contro il dolore. E qui è un'organizzazione, cari concittadini, che è ancora lontano da essere perfetta, ma su questo dobbiamo lavorare e lo stiamo facendo con l'aiuto del volontariato che nel settore specifico dà una spinta eccezionale, quindi siamo più forti insieme, che io trovo che sia un grandissimo slogan che va utilizzato in generale. Il problema del nostro paese è che ognuno si arrangia per sé e con questo modo, senza interazioni, non si va lontano. Il mondo vola e noi siamo qui a dire che bello, ci avemo la torre e non basta. Il
Vorrei dire alcune cose. Questi modelli che sono stati messi in piedi sono spendibili anche per dare, per aiutare gli altri a crescere nel paese, ma anche lontano dal nostro paese. C'è una forte richiesta anche da paesi in via di sviluppo di modelli per percorsi. Questo è un percorso che chiaramente è spendibile. E io ho il piacere di annunciare che nel luglio ultimo scorso è nata una fondazione che si chiama TECHER, un acronimo, è pura tecnologia, compresi i nanotubi. Ho pregato in ginocchio il professor Beltram di considerarla e di vedere se possiamo fare delle sinergie, non è escluso. E TECH, che è TECH e Toscani, quindi una cosa toscana di ricerca tecnologica legata non solo alla chirurgia, ma basata su tutto quello che è formazione e aggiornamento. È basata sulla simulazione, e un intervento si può simulare. Oggi uno specializzando o un medico in formazione o in aggiornamento può essere educato alla chirurgia mediante la simulazione, come avviene nello sport, il ciclismo, le corse automobilistiche e quant'altro. Tutto può essere simulato. I voli aerei, quelli che ci portano a spasso, non hanno mai fatto l'autoscuola, hanno fatto la simulazione alla 46esima, dove c'è un simulatore che mi dicono essere una roba sbalorditiva, uno dei migliori d'Europa. Quindi mediante la simulazione si possono preparare persone, ma quello che consentirà questa nuova fondazione è il teleconsulto. Teleconsulto, che significa assistere a distanza persone che stanno facendo, imparando a fare cose. Assistere anche al momento dell'intervento, e stiamo cercando di ottenere, ci siamo vicini, un canale satellitare ad alta definizione da telespazio dell'Agenzia Spaziale, per poter trasmettere immagini, ricevere immagini e da qui offrire ad altri il nostro sapere e il nostro saper fare, che è un obbligo. Allora, i miei allievi ho sempre detto, se penso a cosa eravamo 30-35 anni fa, a quello che siamo adesso in termini di conoscenze, di sapere e di saper fare, a me sembra di sognare. Ma avete l'obbligo di favorire le ricadute di questo sugli altri. E Manuela, peraltro, è da sempre impegnata nel volontariato, non tutti sanno, perché poi lei è schiva, ma lo dico io, che c'è un ospedale Manuela Roncella in qualche parte in Africa. Dico bene? Benissimo. Dillo, per dire che... Il gruppo, vorrei parlare del gruppo Emanuela Roncella, che pian pianino li ho costruito intorno, di persone capaci e dedicate, che lei, essendo un eccellente direttore, è in grado di gestire e di preparare. Piccolo patrimonio, piccolo grande patrimonio, grandissimo, dico io. E come mai poi, professor Bevilacqua, te che ti occupi di cose accademiche e che sei anche vittima, a volta tua, della mancanza di disponibilità degli specializzandi? Come mai gli specializzandi non vanno... Perché la popolazione queste cose le deve sapere. Allora, come mai non ci sono gli specializzandi che vanno nel reparto della professoressa Roncella ad imparare a fare i dottori? Mica i chirurghi, a vedere come si tratta un malato, con che capacità, con che passione, con che partecipazione, perché questa è l'arma vincente dei dottori, che sanno gestire persone. Come mai? Come mai, generosa, te non te l'hanno mai dati gli specializzati? Vedi, Fabio, tra queste mura... Uno dei tuoi predecessori, 80 anni fa, giù di lì, disse: non è questione di una nuova riforma
dell'università, bisogna riformare la testa dei professori. Giovanni Gentile, rimango di quell'idea. Allora, c'è questa fondazione e sicuramente Emanuela e il suo gruppo sapranno utilizzarla. Qual è l'altra caratura di questo sistema? È che si serviranno di queste strutture per far vedere il loro sapere e saper fare, continuando a lavorare per la nostra gente, perché noi non abbiamo la forza per aprire succursali di qua e di là, se non in periodo di ferie, anziché andare... Dove andavi sempre prima di andare a fare il dottore in Africa? Andavi al Club Mediterraneo, da queste valli lì, o ti facevo lavorare? Niente ferie. Ecco, allora, le ferie fa male, perché uno sì, hai ragione, perde la tensione. E quindi sicuramente saremo in grado di offrire qualche cosa di molto valido stando qui e facendo il nostro dovere sul corso. Secondo una dottrina sociale che nel motto di ARPA, la mia fondazione, ho aggiunto un altro motto. Il primo era se vuoi... se hai un progetto per un anno, semina del riso, se è per 10 anni pianta un albero, se è per 100 anni istruisci una persona. Noi abbiamo scelto questa strada della formazione dappertutto. Ne ho aggiunto un altro che è del Beato Tognolo, che dice chi più ha più deve dare. È stato utilizzato recentemente per considerazione sulle tasse, chi più ne ha più deve pagare, ma questo lo dice già la Costituzione italiana, che prevede questa progressività. Chi più ha, nel senso del sapere, del saper fare, lo deve mettere a disposizione degli altri. Allora, sono tempi duri, questi rettori non hanno una lira, non ne hanno poche, qualcosa trovano. Qua e là, voi ne trovate molte perché siete eccellenti, quindi poi adesso con tutta questa congiuntura favorevole arriveranno montagne di soldi che saprete, sono sicuro, spendere bene. Allora la Fondazione ARPA, che è socio fondatore del Tech Care con della nuova fondazione, con la Regione Toscana, l'Università degli Studi e con l'azienda, aperta a soci cofondatori, ci sarà il Sant'Anna con 2 istituti, vedremo il CNR che cosa succede, ho cercato di mettere un po' insieme cose. Allora, la Fondazione ARPA, la sera del 30 ottobre, approfitto per fare un po' di pubblicità, presenta uno spettacolo pucciniano al Teatro Verdi ad ore 21 ottobre, tra pochi giorni. E le risorse che verranno da questa manifestazione li dedicheremo non solo alle borse di studio, ai premi di studio, che abbiamo sempre fatto da quando siamo in piedi, ma anche per dare alle nostre università risorse per posti di ricercatori. Perché mi dovete spiegare per quale motivo un giovane oggi si deve rimanere a lavorare qui. Ci sono già gli studenti che dicono prendo la laurea e vado via. Ne ho sentito uno ieri mattina che ha detto io non ho problemi, non hanno problemi. Stiamo facendo un investimento alla rovescia. I migliori, per loro definizione, sono migliori. Sono bravi. Quelli bravi si arrangiano, si guardano intorno, si adeguano, sono intelligenti, pigliano parte e se ne vanno. Il mondo è loro. Qui rimarranno i peggiori. I peggiori sono i peggiori. Non vogliono confronti, si annidano, mettono le radici e non li schioderà più nessuno per tanti, tanti anni, in tutti i settori. Questa, diciamo, che è una selezione alla rovescia che mi preoccupa molto. Caro Generoso, è il maestro dei geni, per quello si chiama Generoso. Lui ha fatto delle belle scoperte, ci ha messo in condizione anche con le sue estemporanee. Quanto tempo ci abbiamo messo Generoso a avere la macchinetta? Mi diceva Manuela con un po' di sarcasmo, quasi 2 anni, forse di più. Quasi, 2 anni. Datevi da fare allora.
Noi ci diamo la parola. Grazie, professore. Grazie professore, mi sembra di notare che ha una grossa stima della dottoressa Roncella, ha tessuto un elogio al suo lavoro veramente toccante. Ho fatto una proposta e anche un allarme che potrebbe anche essere un titolo. Aggiungo no? una cosa sulla stima, ho visto qui il curriculum che le hanno fatto in occasione di un riconoscimento, Pisani si diventa, bellissima cerimonia giù all'auditorium Torniolo, dove lei ha detto: ma io in fondo ho fatto solo il mio dovere, e io lo so che ha fatto molto di più del suo dovere, molto di più. E Manuela è stata la prima donna a fare un trapianto di fegato, e quando andava a fare i prelievi in giro per l'Italia, i miei colleghi mi chiamavano e dicevano: è venuta una donna, dice, ma che chirurgo, che la bella. Allora Manuela fu da me proposta all'allora direttore per mettere in piedi com'era quella dizione, ci ho passato tante notti a pensarla, chirurgia e terapie integrate dei tumori femminili. Io sono convinto che se qualcuno avesse avuto un po' di coraggio 15 anni fa, e oggi non ci sarebbe tanta gente che va a farsi operare per i tumori femminili di qua e di là, fuori dalla Toscana. Com'è la dottoressa Roncella, il direttore di Senologia all'azienda ospedaliera, e finora si è parlato appunto di te. Intanto c'è da sottolineare un dato, un elemento, che le visite senologiche che sono offerte nel mese di ottobre per la campagna appunto del Nastro Rosa avranno inizio da oggi e continueranno appunto per altri 15-20 giorni in un ambulatorio messo a disposizione da un benefattore medico. Comunque di questo ne parlerà la dottoressa Roncella. A me interessava ricollegarmi ai discorsi, alle parole del professor Beltram, del professor Bevilacqua, del professore Mosca, dove alla fine il motivo conduttore è stato il tempo della ricerca. Beltram ha detto: spero non sarà obsoleto quando spero diventi obsoleto quando troveremo delle soluzioni e delle cure. Poi il tempo della diagnosi, il tempo della ricerca e il tempo della nascita di senologia e soprattutto dei grandi progressi che ha fatto l'azienda ospedaliera pisana, comunque in generale il settore sanità nel campo dei tumori. E proprio su questo tempo a me interessava soffermarmi e far soffermare la dottoressa Roncella, perché da questo nasce un messaggio di ottimismo, dalle parole che sono state appena dette. Sono tragedie, i tumori sono delle tragedie che segnano, però è altrettanto vero che rispetto agli anni passati sono stati fatti diversi passi avanti, anzi moltissimi, inaspettati, quasi come diceva il professor Bevilacqua. E allora io volevo chiedere in concreto un bel messaggio, delle belle storie che la dottoressa ha visto, ha vissuto e ci può raccontare. Buonasera a tutti. Allora, grazie dell'invito. Un po' meno grazie per avermi fatto parlare dopo il professor Bevilacqua e il professor Mosca. Non credo di avere più niente da aggiungere, perché hanno già detto tutto, se non ringraziare anche loro e soprattutto il mio maestro. Dice, la nostra moderatrice si chiede come mai il professore ha così stima di me. Mi ha creato, plasmato, cresciuto, nutrito, un po' anche
diciamo, ecco. Cosa ha detto? Un po', ha detto si è capito, anche un po', diciamo, no? Non è sempre così, adesso perché un pochino è invecchiato è più dolce, ma vi assicuro che da giovane non era proprio, quando lo vedevamo, pensate che quando incontravamo il professore nel corridoio, magari stavamo mangiando qualcosa, si stava, no, fermi, perché anche mangiare era un segno di debolezza, perché dovevamo essere tutti perfetti, sapevamo a memoria le cartelle dei pazienti. Il professore passava letto letto e ci chiedeva le cose, noi non guardavamo nemmeno i documenti, sapevamo tutto, vero? E questo, diciamo, che a parte il terrore, che, ma non era terrore, diciamo la severità con cui venivano le cose, è la cosa di cui lo ringrazio di più. Perché, vedete, avete sentito, no? La scienza va avanti, i progressi, si imparano cose, ma il metodo di lavoro è quello che ti insegnano da giovani, la rigidità, più che rigidità, il rigore con cui si affrontano i problemi. Cioè, il prendersi cura delle persone a me è stato insegnato, cioè in parte dalla mia famiglia, ma soprattutto nell'ambiente di lavoro, perché a quei tempi la chirurgia era la chirurgia, non è che c'era la multidisciplinarietà o le cose, e c'era il paziente di cui ti prendevi cura anche quando era al di fuori della tua branca di lavoro. Questo il professore ce l'ha insegnato da sempre, e questo è quello che io cerco di insegnare al mio meraviglioso gruppo, che anche quando in questo frangente Maricia ci ha chiamato e ha detto per le visite quest'anno siamo un po' in difficoltà, siamo meno, voi sapete quanto abbiamo da fare e quanto sono oberati i miei. Ho fatto una proposta e tutti si sono offerti per poter dare un segnale di quanto sia importante la prevenzione nel nostro lavoro, e quindi tutti hanno preso il loro impegno per poter offrire alla popolazione questo servizio. Ora, è il mese di ottobre, è ovvio, ma è un segnale, cioè è quello che vi vogliamo dire, cioè quanto crediamo nella prevenzione. Prevenzione che è uno degli anelli che forma quello che è la catena della cura di una paziente, di una persona che ha un problema al seno, perché vi hanno detto benissimo tutti prima di me, molto meglio, come è importante la tecnologia, come è importante la ricerca, come è importante l'organizzazione, perché la cura di un tumore al seno non è la cura di un tumore, è la cura di una persona. Allora, siccome le donne non si vergognano di dire le proprie emozioni e i propri sentimenti, questa è la patologia che, diciamo, fa vedere di più quanto sia necessario prendersi cura di una persona. Cioè, non soltanto, non è poco importante il pezzetto che mandiamo all'anatomopatologo, non è importante l'organo che cerchiamo di restituire a una dignità guardabile, accettabile, non è importante soltanto il tipo di cura che facciamo, eccetera, sono importanti tutte queste cose insieme, e soprattutto è importante formare persone, avere un gruppo e lavorare insieme, perché tutte queste cose che, diciamo, si evolvono a vista d'occhio vengano conosciute e applicate a quella persona nel modo più personalizzato possibile. Perché ogni tumore è diverso dall'altro, ogni persona è diversa dall'altra, e il trattamento di questa persona deve essere unico, no? Pur mantenendo i protocolli che esistono. Quindi vedete che non è così semplice a volte come sembra, oppure magari viene per fare una mammografia, no? Gli appuntamenti sono finiti, cioè è un cammino che è anche difficile organizzativamente, perché a noi all'università non ci hanno insegnato a lavorare insieme, lo stiamo imparando strada facendo, e abbiamo la fortuna di essere tutti amici, per cui voglio dire ci chiamiamo volentieri, ci sentiamo, ma questa amicizia deve diventare sistema, perché comunque ogni paziente deve avere i mille aspetti che vengono insieme a creare il trattamento della malattia. Questa è la multidisciplinarietà, questo è quello che ha permesso a una donna che ha un piccolo tumore alla mammella di fare un intervento chirurgico di un certo tipo, limitato, anche cosmeticamente interessante, di avere la sua cura, di avere la sua diagnosi, di avere il suo percorso psicologico se occorre, ma di avere una cosa
diciamo, un intervento meno mutilante, perché è quello che serve, perché le informazioni ce le dà l'anatomia patologica, la biologia molecolare, cioè quello che possiamo fare viene modellato e diciamo adattato a quello che è la necessità di quella persona. E questo vi assicuro che è assolutamente entusiasmante, cioè non è che il centro è Emanuela Roncella, no, no, io sono soltanto un direttore che vi assicuro da quando ho questa carica ho una qualità di vita pessima, perché oltre al lavoro c'è anche tutta la parte organizzativa, però è entusiasmante perché comunque ti permette di conoscere anche cose al di là della tua branca di origine, ti permette di poter costruire insieme ai tuoi colleghi un percorso, e il percorso lo fanno le persone, quindi le persone le devi motivare, le devi coinvolgere in questa cosa, ti permette di entrare in simbiosi con la paziente nell'alleanza terapeutica, perché comunque la conosci meglio, la devi conoscere meglio, devi anche capire i suoi desideri, le sue aspettative, perché queste fanno parte del percorso. Ma non è detto che due pazienti con lo stesso problema vogliano la stessa cosa. E è tuo dovere comunque tener conto anche di questo. Per cui, insomma, diciamo che tutto sommato mi hanno fatto un favore, nel senso che quando il professore mi disse ti vedo destinata al centro senologico, io ora lo posso dire, ho storto la bocca, io volevo fare il chirurgo generale, volevo fare tutto un altro tipo di carriera, quindi ho detto ecco, la solita cosa, chirurgia da donne per le donne, e ecco fatto. In realtà non credo che avesse potuto farmi un favore più grande, perché questo tipo di branca, questo tipo di diciamo lavoro, ma che non è solo lavoro, questo tipo di cultura è una cosa che non ha, secondo me, nessun tipo di uguale nell'ambito delle varie discipline. E è quello che appunto ci porta, no, con entusiasmo ad affrontare anche il presente, perché abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di tecnologia, però siamo qui a parlare di prevenzione, che è il nostro presente, perché troppa gente ancora non viene a farsi vedere o vengono ancora con tumori grandi, con situazioni imbarazzanti che uno si deve trattenere per dire come mai siamo arrivati a questo punto. E questo perché l'animo umano è fatto di tante cose, non ci possiamo mai permettere di giudicare questo tipo di situazione, dobbiamo soltanto cercare di curare anche quello, ci sarà dopo chi meglio di me dirà quali sono poi le problematiche che portano a questo. E allora prevenzione e cultura, e sono grata alla Lilt, sono grata al professor Bentram per aver scelto tre testimonial giovani, perché comunque è nella gioventù e nelle nuove generazioni che è presente il seme, no? Insieme alla tecnologia, ma della soluzione al problema, perché sta nel cambiamento dello stile di vita, sta nella conoscenza. Prevenzione è cultura, se non si conoscono le cose non si possono assolutamente prevenire o fare discorsi di questo tipo. Quindi messaggio positivo, cioè il messaggio positivo lo vedo guardando volti presenti, conosciuti più o meno, che testimoniano con la loro presenza come il messaggio di una prevenzione, un buon trattamento, anche un pizzico di fortuna, perché no, perché quella non guasta mai, comunque questo è il messaggio positivo, persone che a loro volta porteranno avanti questa discussione. Adesso passiamo la parola ad un altro anello di questa catena, siamo più forti insieme, che è la dottoressa Maria Grazia Fabbrini, responsabile della radioterapia dell'azienda ospedaliera. Volevo ringraziare Maricia e la Lilt per l'invito e ringraziare dell'attività della Lilt in tutti questi anni, che è sempre stata vicina al nostro reparto, alla radioterapia. Il professor Laddaga, che è stato presidente della Lilt, ha praticamente
ha promosso questa associazione a livello pisano e penso un pensiero a lui vada dato. Per quanto riguarda l'attività che abbiamo avuto con l'aiuto della LILT in quest'ultimo anno, è stata soprattutto nella valutazione, nella valutazione dell'impatto sulla qualità di vita delle terapie radioterapiche conservative. Cioè praticamente la radioterapia in questi ultimi anni ha un ruolo importante nelle conservazioni d'organo. Un esempio è appunto il trattamento delle neoplasie mammarie, in cui la radioterapia ha l'associazione con la chirurgia conservativa, la radioterapia permette di conservare la mammella. E come viene impiegata, diciamo, nel trattamento dei tumori al seno, viene impiegata anche nel trattamento conservativo di altre patologie di organo, ad esempio nel trattamento dei tumori oculari o nel trattamento di altre patologie, come ad esempio nei tumori dell'ano, in cui la radioterapia ha un ruolo fondamentale perché permette la conservazione, oltre dell'anatomica, anche funzionale degli sfinteri. Con l'aiuto della LILT quest'anno abbiamo condotto uno studio sulla valutazione, diciamo, sulla qualità di vita della conservazione d'organi. Questo ringrazio la dottoressa Mancino che ci ha dato una mano a fare questo studio. E quest'anno partiremo anche con uno studio nei pazienti che dovranno essere sottoposti a radioterapia, sulla praticamente di individuazione delle donne che hanno problematiche di depressione e che verranno trattate con un approccio, diciamo, terapeutico di tipo psicoterapico. Condurrà questo progetto, che è stato promosso sia dal nostro gruppo di radioterapia ma anche con la psichiatria, con la professoressa Dell'Osso e il professor Mauri, verrà condotto dal dottor Mignati e ci presenterà un attimo questo progetto, che ha avuto successo e che è stato anche premiato a livello nazionale dalla Lega Tumori. Io ringrazio naturalmente la dottoressa Mancino per l'invito e il professor Beltram per l'ospitalità, e un ringraziamento particolare devo fare a Maricia Mancino per il fatto che quando un anno e mezzo fa abbiamo cominciato a concepire l'idea di fare un percorso di psicoterapia dedicata alle donne con tumore al seno, l'idea è, devo dire, venuta a lei nel corso di una discussione che avevamo preso per tutt'altra cosa, per tutt'altri aspetti, e è venuta quasi in automatico, in spontaneo, l'idea di creare qualcosa che sentivo, tra l'altro ora con estremo piacere nelle parole della dottoressa Roncella, perché sentire un chirurgo che parla di terapia tailored, cioè costruita intorno alle esigenze, alle caratteristiche del paziente, è qualcosa che soltanto qualche anno fa, penso, insomma, non tantissimi anni fa, era probabilmente qualcosa di non facile da udire. L'idea in poche parole, in breve, consiste in questo. Noi vorremmo partire con un progetto che prevede, per le donne che hanno subito l'intervento al seno, un percorso breve che si articolerà in 12, massimo 16 sedute di psicoterapia individuale, organizzata con un target preciso e quindi con l'idea di andare a combattere i sintomi depressivi che voi sapete costituiscono qualcosa che è presente nella vita di ognuno di noi. Gli americani negli anni 90 fecero due grossi studi epidemiologici enormi sulla popolazione generale, l'Epidemiologic Engagement Area Study e il National Comorbidity Survey, e già 20 anni fa gli americani dissero: beh, una persona su due, il 48% delle persone intervistate, ha presentato nel corso della sua vita
una sintomatologia di tipo depressivo clinicamente rilevante, il che vuol dire almeno 2 settimane di depressione nel corso dell'esistenza. Beh, voi capite che questo fa in modo che nessuno di noi sia esente, no? A maggior ragione le persone che subiscono un evento vitale stressante. Un evento vitale stressante dal quale sappiamo appunto che si può recuperare, si può guarire, si può guardare avanti, però nel momento in cui si ricomincia a guardare avanti possono comunque rimanere alcuni aspetti, alcuni residui che è bene affrontare il più rapidamente possibile e magari con un percorso che da questo punto di vista utilizzi delle tecniche e delle strategie che sono state codificate. Codificate in che modo? Con un approccio, che è quello della psicoterapia interpersonale, che in realtà è di forte derivazione dalla psicoterapia cognitivo-comportamentale, che penso più o meno tutti voi abbiate sentito nominare, perché è la psicoterapia con il maggior numero di studi all'attivo di efficacia, e sono le due tecniche che danno la maggiore percentuale di risposta tra le varie forme di psicoterapia nella depressione. Quindi un'idea molto clinica, molto soundly based, molto legata a quella che è la realtà della persona, cercando di andare ad affrontare cosa? Quello che in termini tecnici si chiama un cambiamento di ruolo, una transizione di ruolo. Ossia, quando c'è qualcosa nella nostra vita che cambia radicalmente, spesso all'improvviso da un giorno all'altro, perché ripensavo a quello che diceva il professor Mosca delle pazienti che a volte arrivano allarmate per qualcosa che hanno sentito dalla vicina o che loro stesse in autopalpazione, eccetera, e 8 volte su 10, faccio per dire un numero a caso, perché non sono uno specialista come le persone che ho qui accanto, magari nella stragrande maggioranza dei casi è un falso allarme, però ci sono anche quei casi in cui un falso allarme non è. Beh, in questi casi radicalmente qualcosa cambia, no? Nell'immagine di sé, nell'immagine delle prospettive, nella capacità di infuturazione, di vedersi proiettati nel futuro, nel ruolo che abbiamo all'interno della famiglia, del lavoro, con gli altri, con i figli, con i parenti, eccetera, eccetera. Oltre a esserci una cosa che in termini tecnici si chiama la perdita del sé sano, cioè io all'improvviso smetto di vedermi come una persona integra, tra virgolette, no? Dal punto di vista psicofisico. Beh, da questi aspetti chiaramente si recupera, non è che ci facciamo sopraffare da tutto questo. Però è chiaro che se nel recupero siamo anche appoggiati, aiutati, con tecniche che sono specificamente costruite e mirate in questa direzione, beh, il recupero avviene in maniera più efficace. Almeno questo è il nostro auspicio. E questa è l'idea originale, nel senso in origine, non originale in senso assoluto come il peccato originale, ma insomma è l'idea che abbiamo avuto in origine con la dottoressa Mancino. Ne ho parlato in clinica appunto alla professoressa Dell'Ossa, al professor Mauri, che hanno dato il loro appoggio e sostegno a questa iniziativa. Ne abbiamo parlato in questi giorni anche con la dottoressa Fabrini. Vedo qua tra i partecipanti anche 3 specializzanti della nostra clinica che si sono gettati con estremo interesse in questa cosa e che non vedono l'ora che questo progetto possa partire per partecipare anche loro. Quindi il messaggio positivo è sostanzialmente questo, insomma, che dal punto di vista dell'integrazione tra corpo e anima, insomma, ormai i passi avanti sono stati fatti, finalmente non esiste più la dicotomia, che tanto ci ha flagellato nei decenni scorsi, quindi possiamo partire. Andiamo. Grazie dei messaggi positivi. Adesso ringraziamo la presidente dell'associazione Anna Staccato Lisa, la dottoressa Roberta Romani, e insomma invitiamo le due lettrici che non vedo. Dove sono? Ok. A leggere la dottoressa Romani vuole introdurre la lettura del libro. Prego, dottoressa. Ok, pardon. Signora è la presidente dell'associazione Anna Staccato Lisa, è la mamma di Anna Lisa, per cui c'è un po' di emozione, la stessa emozione che ci sarà in noi, io e Paola, che siamo 2 volontari della LILT,
che oggi sostituiamo quelle che dovevano essere due attrici vere, che avrebbero dovuto fare una lettura sicuramente meglio di noi, ci perdonerete l'emozione, che purtroppo una due giorni fa e l'altra oggi si sono ammalate, per cui non sono potute venire. Per cui noi speriamo di poter essere delle sostitute, però tanto l'importante è quello che noi leggeremo, quello che passerà dal libro. La signora, appunto... Intanto il professore va via, venga. Si sieda lì. Allora cominciamo magari con la lettura del libro. Ecco, sì. No, c'è il microfono. Il microfono parla lei. Sto volentieri accanto alla dottoressa Roncella perché ha operato Annalisa. Io sono la sua mamma e l'ho operata insieme al dottor Matteo Ghilli, che mi piace ricordare perché sono state due persone a noi professionalmente, umanamente molto vicine. Le ringrazio ancora, le ricordo ancora tanto. Io ho ascoltato con grande attenzione gli interventi precedenti, sono anche un po' intimorita da tutto questo, però nello stesso tempo sento e trovo sempre la forza di affrontare questi incontri, perché Annalisa ha creduto fino in fondo nella ricerca, ci ha sperato come ci abbiamo sperato noi. Annalisa si è ammalata, e questo lo voglio ricordare e lo sento come un dovere, nel 2008, aveva solo 30 anni e ha scoperto il tumore, uno dei più aggressivi, per il quale, a quanto so io oggi, non ci sono ancora cure mirate ed efficaci, il carcinoma mammario triplo negativo. Ha scoperto questo tumore durante una visita ginecologica, al termine della quale la dottoressa, mentre stava uscendo, l'ha richiamata indietro chiedendogli se faceva l'autopalpazione. Annalisa ha detto: no dottoressa, insomma male, non la faccio. Quindi ha detto: vieni, ti faccio vedere. E lì ha scoperto il tumore. Ecco perché il mio impegno oggi è di raccontarlo alle giovani ragazze, alle mamme, perché la prevenzione è sicuramente, come dicono i medici e come purtroppo abbiamo dovuto capire noi, è fondamentale. 3 anni di calvario, e non trovo altre parole. Ha affrontato ogni tipo di terapia, anche sperimentale, siamo stati anche ricoverati. Dunque, noi siamo venuti dalla dottoressa Roncella su consiglio di una sua amica oncologa che lavora all'ospedale di Livorno, la quale ci ha detto che era la migliore in Toscana. E poi è stata seguita da Livorno, poi da Livorno siamo andati a Modena, perché dopo un anno e mezzo si è ripresentato per una cura sperimentale, siamo stati 2 mesi a Modena, abbiamo confrontato le varie terapie, voi sapete si va dappertutto, con l'IEO di Milano, l'Humanitas, eccetera, eccetera. E, per Annalisa non c'è stato scampo, lei la chiamava la bestiaccia ed effettivamente lo è. E, ripeto, credeva nella ricerca, quindi ha fino in fondo creduto di poter cronicizzare la malattia per poi sperare nella ricerca. Ecco perché io ora ho cercato di dare un senso al mio dolore e alla mia disperazione, seguendo l'idea degli amici di Annalisa di creare l'associazione. L'associazione Anna Staccato Lisa, che è sorta 2 anni fa, il 15 dicembre di 2 anni fa, Annalisa è mancata il 4 ottobre 2011, il 15 dicembre è nata l'associazione che raccoglie fondi per la ricerca. Abbiamo già dato una borsa di studio a una giovane ricercatrice romana della Sapienza sulle cellule tumorali circolanti, e ora proprio a ottobre stiamo rinnovando il secondo anno. Che altro dirvi? Io sono certa che, forse non basterà la mia vita, ormai anch'io sono là, sono certa che la ricerca arriverà a trovare il modo di sconfiggere questo tumore, che a un'età così giovane, io quando ne ho parlato con tanta gente, le nostre giovani ragazze non ci pensano. Sembra sempre che debba toccare agli altri.
Ecco, io questo disperatamente lo dico in tutti gli incontri, e ne avremo anche con delle scuole lì a Montecatini dove abitiamo, perché credetemi, io non sono l'unica mamma che ha perso una figlia di 33 anni, ne ho conosciute altre. E attualmente, proprio in questi giorni, un'amica di Annalisa di Roma, 40 anni, con due bambine, sta finendo la sua vita. Sento in queste riunioni, permettetemi di dirlo con molta semplicità, l'invito ad essere ottimisti, l'invito a sì, ad essere ottimisti sulle nuove tecnologie, sulle nuove cure. È vero, bene, ripeto, me lo auguro anch'io, però quello che vedo e che sento e che raccolgo nei vari messaggi che mi arrivano, purtroppo questa malattia si sta diffondendo in un modo esagerato. Lo scorso anno siamo andati a presentare il libro di Annalisa al Salone del Libro a Torino. Il dottor Calabresi, un uomo veramente speciale, che ha fatto questo grande regalo a Annalisa, aveva invitato Umberto Veronesi, il quale disse che, dopo aver letto il libro di Annalisa, dice: lo sento, lo ritengo come una sconfitta della medicina. E in realtà, aggiunse, siamo ancora lontani, 30-40 anni, dal nostro obiettivo di personalizzare le cure. Dico forse delle cose che non dovrei dire di fronte a voi. Vi dico quello che sto raccogliendo in giro e quello che mi conforta in questo percorso che voi immagino possiate credere estremamente complicato e difficile, è il fatto che io ricevo ancora tante mail, come allora e ancora, di persone che sono malate, di persone che hanno familiari malati e di persone che non sono malate e che ringraziano Annalisa perché ha dato loro un messaggio importante, cioè di vivere la vita sempre e comunque. Ho scritto nella brochure della nostra associazione delle parole che ho trovato, che non sono mie, ma che rendono molto questo significato. Cioè, Annalisa alla fine aveva capito che non poteva più aggiungere giorni alla sua vita, però ha aggiunto vita ai suoi giorni. E per consolarmi qualcuno mi dice che in quei 3 anni della malattia lei ha realizzato tutto quello che forse un essere umano non realizza nemmeno nell'arco della sua lunga vita. Si è sposata per amore, si è sposata, ha comprato la sua casetta, ha vissuto, ha fatto il corso di apicoltura, ha fatto tante cose. Io perché riesco ad andare avanti? Perché lei mi ha insegnato questo, ad aprirmi agli altri, a condividere il mio dolore con gli altri, e agli altri dico: non scappate di fronte al cancro. Il titolo del suo blog era questo: Ho il cancro, il blog di una malata coccolata, amata, viziata, fortunata. State accanto alle persone. Perché noi in questo percorso siamo stati aiutati da tutti e grazie all'amore che Annalisa e io abbiamo ricevuto, non ci siamo lasciati andare alla disperazione e alla depressione. Grazie. Di Annalisa è la raccolta di tutte le testimonianze che lei ha fatto negli anni nel suo blog. Il blog era stato scoperto da Mario Calabresi, che l'ha voluto riportare sul sito della Stampa. Quando purtroppo Annalisa se n'è andata, l'ha raccolto in questo libro. Per cercare di capire chi era Annalisa, per farci tornare il sorriso, perché poi era questo, le testimonianze che lei dava in tutti i giorni, quando scriveva il blog, partivano con un sorriso e finivano sempre con un sorriso. Vi leggo una piccola parte di quello che ha scritto Mario Calabresi nella prefazione. Per me Annalisa sarà per sempre la ragazza delle fragole. Prima di lei non avevo mai incontrato qualcuno così capace di scoprire un momento di felicità o di amore in mezzo alla giornata più nera. Quando ero bambino mi arrabbiai tantissimo sentendo raccontare quella storiella zen. Un uomo che camminava per un campo si imbatté in una tigre,
Si mise a correre, tallonato dalla tigre. Giunto a un precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare oltre l'orlo. La tigre lo fiutava dall'alto. Tremando, l'uomo guardò giù, dove in fondo all'abisso un'altra tigre lo aspettava per divorarlo. Soltanto la vite lo reggeva. Due topi, uno bianco e uno nero, cominciarono a rosicchiare pian piano la vite. L'uomo scorse accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi alla vite con una mano sola, con l'altra spiccò la fragola. Com'era dolce! Ma com'è possibile, pensavo pieno di irritazione, che uno che sta per precipitare perda tempo a mangiare una fragola? Avevo archiviato questa storia in quella cartella della memoria dedicata alle cose senza senso, alle vicende incomprensibili, finché non ho letto il messaggio su un blog di una ragazza malata di cancro che raccontava di avere trovato uno spasimante nella sala d'aspetto della chemioterapia, un ragazzo che la faceva sorridere, riempiendola di complimenti per quello spicchio di gambe che si intravedeva dalla camicia da notte. Allora ho capito che le fragole possono essere la nostra salvezza, la nostra ultima speranza, e che è un peccato non saperle vedere. 26 ottobre 2010. Stamattina mi sono svegliata alle 6:30. Prendere le goccioline all'1:30 di notte mi permette di allungare un po' il sonno. Buono a sapersi. Appena alzata mi sono lavata viso, dentiera, e sono uscita nel corridoio del reparto alla disperata ricerca di una faccia amica. Per fortuna c'era di turno una delle infermiere con cui ho legato di più, Manuela. Le sono saltata al collo, l'ho abbracciata forte forte e ho pianto un bel po'. Come cominciare bene la giornata, no? Poi ho fatto colazione con le mie golose cibarie e sono andata a fare la radio mattutina, che stamani, per esigenze di reparto, mi è stata anticipata alle 8 e siamo a 40. Dopodiché, dentista, già, mi hanno sbarbato radici e granuloma dell'altro dente caduto. Mi hanno dato un bel po' di punti. Avevo chiesto di ricavarmi le iniziali del nome, ma non me l'hanno fatta, non so perché. E via, quando tornerò a casa lo farò ricostruire. Tornata in istanza, verso le 10, è arrivato il giro dei medici, capeggiati dal primario in persona. Come stai? Come non stai? I dolori, le ginocchia, le caviglie, i polsi, i gomiti, il cortisone, la terapia ormonale, la radio, eccetera, eccetera. Io parlo, loro scrivono. Mi hanno confermato tutte le flebo che ho fatto fino a ieri e in più mi hanno aggiunto antibiotico e antidolorifico per il dente. E vitamine, ma? Ma il momento migliore arriva adesso. Il primario mi fa: Annalisa, quando è che finisci la radio? Giovedì mattina. Ah, ok, allora giovedì vai a casa. Sorriso Durbans. E poi acciderbola a me, pianto, l'avessi mai fatto. Da quel momento ho una schiera intera di medici che non fanno altro che ripetermi: dovresti parlare con lo psicologo, sai che potresti fare una bella chiacchierata col nostro psicologo. Avevi chiesto dello psicologo, vero? Sei uscita a riparlarci? No, non ci ho parlato con lo psicologo e dubito che lo farò adesso, visto che da giovedì mi mandate a casa. Quanto ci scommettiamo che domani me lo vede arrivare in istanza? Vabbè, vedremo. Il pomeriggio poi è stato un po' faticoso, fra mille flebo, il dente che faceva male, un po' di nervosismo e di crisi di pianto, un pisolino di 10 minuti, stroncato per andare a fare la radio del pomeriggio, le seghe mentali degli ultimi giorni, una tragedia. Per fortuna poi sono arrivati un regalo da parte della mami. Lui, che è venuta a trovarmi ed è stato un bel po' con me, chiacchiere e risate con la mia compagna a distanza. Adesso posso prendere le goccioline per dormire e basta piangere, giovedì si torna a casa. 15 agosto 2011. Buon Ferragosto a tutti. Oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa all'interno dell'ospedale di Livorno qualcuno e Anna staccato Lisa si uniranno in matrimonio. Sì, gente mia, mi sposo. Non è uno scherzo, mi sposo veramente. Giovedì 10 agosto per San Lorenzo. Qualcuno mi ha detto: Anna, ma perché non ci sposiamo per Ferragosto? E io: come? Qualcuno: sì,
È la festa della Madonna, è il compleanno di tuo fratello, Alessandro compirebbe 30 anni, ed è festa rossa, come volevi te, e quindi sarà festa ogni anno, per sempre. Mi sembrano 3 motivi, no? Buoni. Che ne dici? E io ho riflettuto, pianto, ho avuto l'ennesima riconferma di essere una persona fortunata, perché qualcuno mi ama fortemente, sinceramente, totalmente, e piangendo l'ho stretto a me e gli ho detto di sì. In 3 giorni, e dico 3, ho organizzato il mio matrimonio. E pensare che tante persone impegnano 6 mesi, un anno e mezzo per organizzare il loro. Pazzesco. Io in un giorno e mezzo ho fatto tutto e nell'altro giorno e mezzo ho pensato alle rifiniture. Il tutto in una camera d'ospedale. Niente male, no? Questo libro potrebbe avere uno dei seguenti finali. La sottoscritta guarisce. Sì, le terapie cominciano a fare il loro effetto e il cancro, pian piano, regredisce fino a sparire. L'altro finale, invece, dovrebbe prevedere la mia morte. La continua lotta fra me e la bestiaccia arriva alla sua conclusione e io perdo la mia guerra. Vince lei. Purtroppo, o per fortuna, questo libro non prevede un finale. Io sono sempre viva. Continuo a lottare contro la bestiaccia. Continuo a curarmi e a sperare nell'efficacia delle terapie. Continuo a fidarmi e ad affidarmi ai dottori. E continuo a scrivere sul blog. Blog che in questi anni mi ha dato tanto. Se adesso sto come sto, è sicuramente merito dei farmaci che ho preso, della chemioterapia, della radioterapia, dell'amore dei miei amici e parenti e indubbiamente della blog terapia che, come ho scritto anche nell'introduzione, mi ha dato tanto. E ci tengo a dire un'ultima cosa. Forse per molti sarà troppo dissacrante, irrispettosa, quasi impossibile, ma io la penso veramente. Il cancro non è solo sofferenza, non è solo merda. È chiaro. Tutto dipende da come lo si affronta, ma l'importante è, per l'appunto, affrontarlo, sfidarlo e non diventare vittima di un carnefice bastardo. È solo in questo modo, a parer mio, che si possono ottenere anche delle cose belle durante il periodo con la bestiaccia. Le dimostrazioni d'affetto che ho ricevuto probabilmente non l'avrei mai ricevuta se non ci fosse stata la bestiaccia nella mia vita. Le centinaia di email, i regali, i viaggi in macchina cantando a squarciacola con le mie amiche per andare a fare la chemio, le serate a casa mia con gli amici, le giornate in ospedale a ridere e a scherzare. Tutto questo l'ho avuto e non lo scorderò mai perché c'era la bestiaccia nella mia vita. Tutte le persone meravigliose, sia medici, sia infermieri, OS, volontari, religiosi, che ho conosciuto a Pisa, a Livorno e a Modena e ancora fanno parte della mia vita, non l'avrei mai conosciuto se non avessi avuto a che fare con la bestiaccia. Io non auguro a nessuno di ammalarsi, nemmeno al mio peggior nemico, ma auguro a chi si ammala di trovare la forza e il coraggio per affrontare la malattia a testa alta. Non bisogna sminuire, nemmeno esasperare, bisogna affrontare. Bisogna trovare il modo per prendere in giro la bestiaccia, non chiudersi in se stessi e nella propria disperazione, ma aprirsi agli altri e al loro aiuto. Solo così, a parer mio, convivere con la bestiaccia può diventare un pochino più semplice, più leggero. Anche trovare la maniera di riderci un po' sopra, prendersi gioco della bestiaccia, essere autoironici, anche tutto questo può aiutare. E sicuramente ci saranno altri 1000 modi per trarre del buono e del positivo, da dove il buono e di positivo non ce n'è nemmeno l'ombra. E visto che io dovrò conviverci per sempre con questa bestiaccia, accetto ogni suggerimento utile, anche il più strampalato e assurdo. Era di guardia, quindi
immaginare. Io sono, non ci sono parole dopo questa lettura. Sicuramente senza la bestiaccia non avremmo conosciuto Annalisa, e questo è tanto. Adesso passo la parola per i saluti finali al vice sindaco Paolo Ghezzi. Anticipo, prima di concludere, che sabato 30 ottobre ci sarà una cena per sole donne organizzata dalla Lilt alla C Hotel. Chi vuole recarsi, prego, mercoledì 30 ottobre, pardon, può telefonare appunto alla Lilt. Grazie. Prego, vice sindaco. Vieni, vieni. Vicino a me non ci vuole venire nessuno. Buonasera. Intanto mi scuso per essere arrivato tardi, ma avevo avvisato già in fase organizzativa che oggi sarebbe stato complicato essere presente sin dall'inizio, come invece negli altri anni ho avuto il piacere di fare. Sono, credo, comunque arrivato in tempo, nel senso che al di là sicuramente dell'importanza anche dal punto di vista medico, scientifico, educativo, promozionale, che possono aver avuto gli interventi che si sono susseguiti nella serata, ho avuto modo di ascoltare una parte, credo, molto significativa e che rende anche molto difficile fare i saluti finali. Beh, insomma, però sicuramente. Diciamo che nella mia vita da tanti anni mi incrocio con la bestiaccia. E storie come quelle che si sono raccontate, libri come quelli che sono stati in parte letti. Capito a tutti. Scusate, non mi sono mai abituato, ecco, questo credo sia un bene. Certo. Ora ci arrivo, datemi solo un minuto. Bravo. Com'è? Ecco. No, ma no, non è sempre così. Questo è bello perché non l'ha preparato. È proprio, quindi vi fa capire come, ecco, mi intrometto un attimo perché il discorso di Annalisa è stata una cosa importante, una cosa vera, no? Che è venuta fuori dopo tutti questi. E è in parte come ha raccontato la sua mamma, ma la vera Annalisa è quella che abbiamo sentito dalle sue parole, cioè una persona che ci ha insegnato tantissimo. Quindi secondo me è un messaggio comunque positivo, perché vedete, in medicina bisogna essere veramente umili, perché non possiamo conoscere tutto, sconfiggere tutto, partire, no? Può darsi che in futuro avremo la ricetta per ogni cosa, e allora vedrete che verrà fuori un'altra malattia se noi sconfiggiamo questa, che ci provocherà altre cose. Quindi la nostra umiltà sta nel vedere le cose come sono e nell'imparare da Annalisa. Annalisa veramente la sua voglia di vivere, il vivere ogni momento al 2000%, ci ha insegnato che comunque è questa la vera battaglia contro il cancro, capito? Quindi non è la guarigione, si può avere in tanti modi, e la vittoria si può avere in tanti modi. Certo, sarebbe stato bello avere lei a leggere queste pagine, però c'era comunque, no? Era comunque presente. Ora restituisco la parola a Paolo. Grazie, no? Grazie. No, diciamo che sentendo le parole, sentendo i racconti, comunque rimergendosi in storie che anno dopo anno, giorno dopo giorno, un non addetto ai lavori vive, sente, ascolta e le vive da esterno, a volte anche con tanta impotenza, solo con quella voglia, desiderio e volontà di provare a fare qualche cosa, perché quando si entra in un tunnel così a volte disperato, ci sia una condizione di vita migliore, ci sia un clima anche professionale ma carico di affetto, di competenza, di capacità di comprendere. E allora, sentendo questi racconti, è ovvio che mi vengono in mente in tutti questi 20 anni in cui
anche volontariamente, insomma, mi sono confrontato con le storie familiari di chi affronta in maniera molto dura delle esperienze devastanti per un equilibrio che di fatto giorno dopo giorno diventa sempre più precario. Ecco, si sommano a volte in alcuni momenti sguardi, sensazioni, atteggiamenti anche molto positivi di persone che però non ci sono più, per cui non è stato possibile trovare la soluzione, gli sguardi dei familiari, gli sguardi di chi intorno vive, e quindi il carico aumenta. È quello che dicevamo prima. E io vi chiedo scusa. No, è quello che dicevamo prima. Detto questo, però, è chiaro che le istituzioni in tutto questo devono fare qualche cosa e possono fare qualche cosa. La prima cosa che possono fare è quella che credo il Comune di Pisa da un po' di anni sta cercando di fare, ed è quella di una massima apertura costruttiva e concreta per dare sostegno a chi lavora in questo settore. Deve essere, a mio avviso, un impegno profondo, sentito, consapevole, che deve andare al di là delle singole persone, dell'impegno che ci mettono o dei percorsi di vita che hanno portato magari ad essere più o meno vicini e più o meno sensibili a un mondo associativo. Mondo associativo che viene caricato spesso e volentieri di compiti cui le istituzioni ai vari livelli non riescono a dare risposta. Mondo associativo su cui si carica spesso la ricerca fondi per compiti istituzionali che diversamente non si riescono a mettere all'altezza. Mondo associativo a cui si delega spesso e volentieri il ruolo di contatto con il mondo esterno, con le persone che abbastanza indifferentemente, se non direttamente colpite da un tema così devastante, tendono a sviare il problema, come è normale che sia, anche per autodifesa. E allora servono delle istituzioni a tutti i livelli che siano davvero profondamente consapevoli del ruolo che il terzo settore, che il volontariato ha, nel costruire percorsi che accompagnano quello indispensabile della professionalità medica, clinica, operatoria e quant'altro potete mettere, di tanto profondamente costruito dal punto di vista scientifico, ma che spesso e volentieri si infrange in quello che poi è il mondo che circonda la terapia, il mondo che circonda la diagnosi, il mondo che circonda il cammino di guarigione. Esiste un ambito altrettanto importante che, se non ben costruito, rende meno efficaci, è stato anche dimostrato, quelle che sono le terapie pur sofisticate, quelle che sono le attività di competenze eccezionali, che hanno bisogno però di lavorare in un contesto consapevole che accompagna nei momenti che penso si leggevano anche banalmente nelle pagine che sono state appena descritte. Sono momenti che accompagnano la guarigione quotidiana, se la vogliamo vedere nel positivo, a volte accompagnano un periodo di vita che porta purtroppo a delle storie che non finiscono bene. Le istituzioni hanno quindi il dovere di favorire in tutto e per tutto quelle associazioni che costruiscono in maniera consapevole, a fianco delle competenze di tipo scientifico, questo clima in cui è più facile affrontare la malattia, in cui è più facile affrontare un percorso così difficile e devastante, e di fatto aiutando anche le famiglie che sono a fianco di coloro che affrontano questo duro tunnel, che spesso, a seconda della persona che viene investita di questa dura prova, sono ancora più provate del singolo interessato. Spesso e volentieri l'ambito familiare è ancora, come si può dire, cade in un clima ancora di maggiore disperazione rispetto al diretto interessato, che forse capisce, comprende, affronta con più o meno energia in funzione del proprio carattere, ma sa più o meno dove sta andando, lo sente nel profondo probabilmente, mentre tutto l'ambito familiare, degli affetti, degli equilibri, anche delle attese, delle speranze per il futuro, è un ambito assolutamente indefinito, indefinibile, che va accompagnato, perché lo stravolgimento familiare che deriva dall'affrontare questo tipo di malattia è comunque un percorso devastante. E le istituzioni devono fare molto, e devono fare di più, e tutte insieme. Io non posso che ricordare gli sguardi di famiglie e bambini che erano sul ponte l'8
il 28 di settembre, quando abbiamo fatto una giornata che non era dedicata alla prevenzione del tumore al seno, ma era di fatto dedicata alla donazione di midollo osseo. Era un ponte pieno di giovani, erano migliaia, però di fatto gli occhi che rimangono impressi sono quelli di chi hanno affrontato un percorso e dei loro familiari. Sono occhi diversi. In questo caso non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere le fotografie di quella giornata, ma su questo ponte c'era un panino al cioccolato di 70 metri che è stato tagliato da alcune persone, fra cui due fratellini, un fratello e una sorella, fra l'altro piccolissimi tutte e due purtroppo che hanno contratto una leucemia, tutte e due per fortuna hanno trovato un donatore compatibile, uno in Canada e uno a Gerusalemme. Quindi sono stati due bambini sfortunatissimi, perché fratelli, perché piccolissimi, perché accomunati da questa incredibile avventura nella malattia, però anche fortunati perché con una compatibilità 1 a 100.000 come quella che si ha nella donazione di midollo osseo, hanno trovato due donatori e di fatto stanno affrontando ormai un cammino che li sta portando alla soluzione. Però gli occhi dei genitori erano emblematici. Loro sono bambini che stanno guardando al futuro pur avendo attraversato un calvario, ma i genitori sono genitori che vivono comunque in uno stato di profonda ansia, di profonda apprensione, perché penso per chiunque sia incredibile affrontare con gli occhi esterni di un genitore il percorso di un bimbo così piccolo. Ecco, le istituzioni devono fare questo, devono mettere a disposizione tutto quando associazioni credibili operano per far sì che tutto questo sia possibile e che quel giorno, per esempio, abbiamo avuto 61 tipizzazioni. Pensate che in un anno se ne fanno poco più del doppio a Pisa. In un giorno abbiamo avuto più di 60 giovani che hanno capito, perché si sono avvicinati in maniera chiara, consapevole, con del personale formato che spiegava loro che cosa vuol dire, quali sono gli ambiti di applicazione, quali sono i rischi, quindi un consenso informato, consapevole e un'adesione consapevole. Ecco, io sono orgoglioso di far parte di un'amministrazione che ha tanti difetti, perché tutte le amministrazioni hanno tanti difetti e sicuramente non riescono probabilmente a dare tutte le risposte che magari una città si aspetta. Però sicuramente posso dire che in questi anni è un'amministrazione che sta molto vicino alle associazioni che si occupano di queste tematiche, e io credo che questo sia un motivo d'orgoglio. Se noi lo tiriamo, diciamo, fuori dall'ambito più generale di altre amministrazioni in cui le mancanze ci sono sempre ma non hanno questa sensibilità. Questa sensibilità è un valore importante per la nostra società, per costruire un cammino importante e per comprendere anche che probabilmente attraverso la prevenzione, che è quello di cui poi stiamo di fatto parlando oggi, è possibile realmente affrontare per tempo un percorso diversamente a volte senza possibilità di successo, mentre con la prevenzione e con un'attività di prevenzione che parte da molto lontano, parte nel far capire che si può prevenire sul proprio corpo, ma si può imparare anche a contribuire affinché, quando il nostro corpo non risponde più come dovrebbe, esiste una società solidale, un tessuto che abbiamo costruito tutti insieme per fare in qualche misura sì che si possa affrontare meglio il tunnel in cui si entra. Non si improvvisa, si crea giorno dopo giorno, anno dopo anno, grazie alle associazioni e grazie alle istituzioni che sono aperte a questo messaggio. Noi siamo, credo, un'amministrazione aperta a questi messaggi, vi invitiamo a continuare a sollecitarci, perché deriva da voi la nostra possibilità di essere davvero parte attiva di questi percorsi. Non esitate a sollecitarci, non esitate a metterci alla prova, e le istituzioni devono rispondere favorevolmente in questo, e quindi io vi ringrazio per le sollecitazioni che ci avete dato, che hanno consentito anche a noi di crescere in questo settore, di crescere nella risposta adeguata con mille difficoltà, con mille problematiche che con molti di voi abbiamo vissuto anche nell'organizzare alcune cose insieme, ma che è più che mai doverosa e che ci deve mettere sicuramente alla prova anno dopo anno, dando risposte sempre più
adeguate. Scusatemi anche per la commozione iniziale. Buon lavoro. Grazie a tutti, quindi si apre ufficialmente la campagna Nastro Rosa, e grazie ai relatori, grazie a Maricia Mancino, grazie alla dottoressa Roncella, Fabbrini, Menardi, il professor Bevilacqua, e grazie a Barbara che è una volontaria zelante e paziente, e niente. E grazie alla moderazione. Buonasera.